Comune di Cavallino, la piazza principale, il grande capolavoro che ha vinto la prima edizione del premio Tecne nell'anno 2005 in ex aequo con il comune di Lecce. Piazza Sigismondo Castromediano, capolavoro perché, a detta degli stessi progettisti e della commissione che ha valutato la piazza, un atto di rivoluzione per la stessa Cavallino sotto il profilo urbanistico, ma soprattutto sociale. Ingresso nord di Lecce dalla cosiddetta superstrada per Brindisi. Si tratta di un intervento strategico che ha ridisegnato l'ingresso principale della città. Chi ricorda che cos'era questo punto circa 15 anni fa, alla fine degli anni 90, ben può immaginare quali e quanti passi avanti siano stati fatti lungo il difficile e tortuoso processo di contestualizzazione dell'arte urbana, che è valso a questo intervento la vittoria del premio Tecne. Il comune di Lecce si è aggiudicata la prima edizione in ex aequo con il comune di Cavallino nell'anno 2005. Comune di Diso, Marina di Marittima, i lavori di rifacimento e messa in sicurezza del ponte sull'insenatura dell'Acquaviva è riuscito a ottenere il primo posto nell'edizione Tecne 2006. Come vedete, il camminamento che costeggia la strada litoranea è servito da una serie di percorsi, tutti nell'ambito di una contestualizzazione più moderna e in linea con lo status dei luoghi. Itinerari del parco archeologico di Vaste a Boggiardo sono riusciti a guadagnarsi il primo posto in ex aequo con il comune di Otranto nella stagione 2007, quando l'edizione di Tecne volle premiare il lavoro di recupero che fu fatto in quest'area importantissima per quanto riguarda la storia del Salento. Otranto, lungomare degli eroi, un altro degli interventi importanti del territorio che è riuscito a conquistare il primo premio per quanto riguarda il concorso avviato negli anni 2000 dall'Osservatorio Urbanistico Tecne. E qui si tratta proprio della terza edizione, quella dell'anno 2007, quando il primo posto in ex aequo con il comune di Boggiardo se lo aggiudicò il comune di Otranto con l'intervento di riqualificazione, ripavimentazione, rigenerazione del lungomare degli eroi di fronte allo splendido canale d'Otranto, di fronte al luogo in cui si uniscono i due mari, l'Adriatico e lo Ionio. Progetto di recupero, non soltanto urbanistico, anche sociale, del centro storico di Lecce ha avuto nella zona della Chiesa Greca uno dei momenti di maggiore esaltazione, e qui, per quanto riguarda la struttura delle cosiddette ex officine Cantelmo, certamente siamo dinanzi ad un'opera di tutto pregio dalla quale è in qualche modo partito il riscatto del borgo vecchio di Lecce, da zona di evidente emarginazione socio-culturale della città ad autentico fiore all'occhiello. Le officine Cantelmo hanno vinto il premio Tecne nell'edizione 2008 perché i lavori di recupero e riqualificazione della struttura sono stati giudicati i migliori in assoluto
fra tutti quelli che hanno avuto a che fare con l'ambito della contestualizzazione urbana. I processi di contestualizzazione dell'arte urbana hanno trovato anche qui a Minervino, patria dei megaliti, uno dei loro momenti di principale esaltazione estetica. Palazzo Baronale di Monteroni di Lecce, questa è l'opera pubblica che nell'edizione 2009 di Tecne si è aggiudicato il primo premio del concorso urbanistico insieme al Dolmen di Minervino. Bene, Monteroni di Lecce è riuscito a primeggiare grazie ai lavori di riqualificazione e restauro di questa magnifica struttura che oggi serve l'intero contesto culturale del territorio di riferimento. Museo archeologico di Ugento, nell'edizione 2010 del premio Tecne, questa magnifica struttura ha ottenuto il primo posto nella graduatoria decisa dall'osservatorio urbanistico nel concorso che ha ormai messo insieme quasi tutti i comuni della provincia di Lecce. Ritenuta un'opera altamente valente sotto il profilo culturale, storico e architettonico, il museo archeologico si è imposto all'attenzione regionale. Il sedile, monumento simbolo di Lecce e della sua piazza principale, si è aggiudicato nell'anno 2011 il premio Tecne. Quale intervento particolarmente brillante sotto il profilo del recupero funzionale e statico di un edificio importantissimo per ciò che riguarda la quota culturale del Salento. I lavori di restauro del Teatro Comunale di Novoli hanno restituito alla città e al territorio una struttura preziosa, un patrimonio immenso sotto il profilo culturale, non soltanto per la cittadina del Nord Salento, ma anche per i paesi limitrofi. Questo è valso a Novoli il primo premio di Tecne nell'edizione 2012 in ex aequo con il Comune di Martano. Piazza Assunta Martano, un altro degli obiettivi raggiunti sotto il profilo della contestualizzazione dell'arte urbana, questo intervento si è aggiudicato all'edizione 2012 del premio Tecne. I lavori di rigenerazione urbana nel centro storico hanno avuto il loro momento di sintesi maggiore qui in Piazza Assunta. Giugianello, il comune più piccolo della provincia di Lecce, in Piazza degli Eroi l'intervento di riqualificazione urbana è riuscito a ottenere il primo posto nell'edizione 2013 del premio Tecne.
Trugno, lavori di riqualificazione della cosiddetta zona Pini, è venuto fuori un grande parco attrezzato a verde e per i bambini, un luogo in cui tutta la comunità di Botrugno si ritrova, specie nelle ore serali, e che può unire una parte e l'altra del paese, la cosiddetta zona dei Carsi e la zona più moderna di Botrugno. Intervento che si è aggiudicato il primo premio di Tecnè nell'edizione 2013.